video e benvenuti in un nuovo video recensione. Oggi siamo qui per provare vari prodottini per quanto riguarda Herman, mia sorella che stava cadendo dalla bicicletta. Allora, sono usciti un po' di prodottini nuovi, io di solito ho sempre preso, perché io mi sono fermata un attimo lì, solo con i budini proteici e devo dire che i miei gusti preferiti sono caffè colombiano e caramello. Per me quelli sono quelli che tra tutti ne vale veramente la pena. E sono usciti vari gusti, anzi vari proprio formati, secondo me si dilla falario. Comunque, sono usciti proprio vari formati, tipo andiamo a provare quello con sopra la panna, che sarebbe un classico budino con sopra la panna, e quest'altro qui che adesso è in mano, quindi sarà il primo che andremo a provare, è diverso, perché non è proprio un budino, è più una mousse, quindi dovrebbe essere ancora più cremoso e spumoso. Sono usciti due gusti, sia cioccolato che vaniglia, solo che il cioccolato è andato a ruba e quindi ho preso vaniglia. Sono usciti anche tantissimi altri gusti, ma mi porta in arrivo su AS Food, quindi li aspetteremo. Ho visto mirtillo, fragola, ho visto proprio alcuni yogurt, veramente raga, il mondo. E oltre a questi andremo a provare anche i crispy, raga, tipo le palline di cioccolato, ecco, stanno in frigo, quindi dopo le vado a prendere. Iniziamo da questo qui, ovviamente trovate tutto su AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Ok raga, mi sono confusa col codice sconto strano. Allora, quindi iniziamo, è un, diciamo che è una mousse, quindi però è proteico, quindi stiamo parlando sempre di un prodotto proteico, ha 20 grammi di proteine. Vi dico i valori, è da 200 grammi, ve lo faccio vedere, così non ve l'ho fatto neanche vedere, quindi è bello grande, quindi potete dividerlo con qualcuno, oppure lo dividete in due giorni. Allora, per 100 grammi ha 76 calorie, 1,8 grammi di grassi, carboidrati 5, zuccheri 4 e proteine 10. Quindi raga, è veramente fantastico. Andiamo ad aprirlo. Adoro. Allora, andiamo ad assaggiare, cioè raga, si sente proprio che è diverso. Ti piacerà? Raga, è buonissimo. Mi sembra alla consistenza della panna cotta, uguale. Buono. Sinceramente questo gusto vaniglia lo preferisco ancora di più al budino classico vaniglia. Quello non mi faceva impazzire, aveva troppo un gusto artificiale, invece questo no. Vaniglia è molto delicato e poi raga, la consistenza mi fa letteralmente impazzire. Buonissimo raga, sembra il purè. Veramente fluffy. Ok, lo faccio assaggiare anche a mia sorella. È buonissimo. Dure, sembra veramente buono. Com'è? Buonissimo. Ok. È pure fresco. È buono. Sinceramente io vaniglia di quello là budino classico non mi piace. Però questo è buonissimo. Sinceramente lo riassisterei tranquillamente. Non sembra proteico. Perché non si sente quella cosa amara, quella cosa delicatissimo. Io preferisco sentire la vaniglia lieve che non quella vaniglia forte. Ma poi il gusto dolce non è che amaro. Buono. Raga, promossissimo. Andiamo avanti con... Secondo me questo cioccolato era la fine del mondo. Andiamo, però non ce n'era. Andiamo avanti con il cioccolato, però questa volta parliamo proprio di un'altra cosa. Sopra, raga, c'è un topping di panna. Ho grande aspettativa, visto che dalle altre recensioni delle altre persone che la panna sopra fa un po' gne 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 gne. Allora, comunque, ve lo faccio vedere, parliamo sempre ovviamente di un prodotto proteico. Allora, questo per 100 grammi ha 82 calorie, quindi raga, parliamo veramente di budini, mousse, eccetera, veramente, che... Quando viene quel peccato di gola che mamma mia raga, viene quella fame, quella voglia di cioccolato, vi salvano la vita e poi sono anche molto buoni. Comunque per 100 grammi ha 82 calorie, 2,4 grammi di grassi, carboidrati 5, di cui zuccheri 4 e proteine 10. Quindi raga, parliamo sempre di valori molto simili tra loro. Ok. Mamma mia questo. Che profumo, vi faccio vedere. Assaggio. Amaro. No.
Non è amaro, però non buono. Neanche col cioccolato dolce, dolce, dolce. No, penso che questo non mi piacerà. La panna molto easy. Mi ricorda? Raga, alla fine il cioccolato, però è buono. Vai, assaggio. È buono. Cioccolato, devo dire la verità che secondo me hanno cambiato anche la formulazione, perché cioccolato dell'altro era anche un po' pesante. Buono, però era pesante, pure proprio come sapore, esatto. Invece questo è proprio buono. No, buono. Sono buoni, raga. Secondo me abbiamo fatto bene a farci una scorta di vaniglia. Che tra tutti, raga, abbiamo preso... La consistenza è buona. Buona. Tra tutte abbiamo preso un botto di confezioni a vaniglia, proprio questa scatola chiusa. Come l'hai gusto quel caffè delle macchinette, il cioccolato, il... come si chiamava? Il cioccolato, il... come si chiamava? La macchinetta. Chocobar, no. Non mi ricordo, però ci sono venuto un sacco. Super ciò, super ciò. Super ciò. Era Galapagos. No, non mi ricordo. Comunque era con la S, con la C, comunque quella là, tutto la S, con la S. No, comunque quel cacao non è amaro. No. Ok, devo dire che fino a mo' ci siamo. Forse tra i due vaniglia fluffy, quello sì. Di mousse è molto più buono. Ok, andiamo all'ultimo che sarebbe sempre con lo stesso principio della panna sopra, le stesse calorie, ragazzi, là, quindi non ve lo ridico, sempre 200 però grammi. Però tra questi due formaggi, cioè, tra il formato vecchio che mi facessi provare proprio budino e questi vincono. Come consistenza questi. Sono molto più buoni. Allora, questo qui è uguale alla vaniglia con la panna sopra. Spero che abbia lo stesso sapore dell'altro come vaniglia. Più forte. Questo è proprio piacevole, infatti nel prossimo ordine faccio scorta di quelli alla vaniglia, soprattutto in estate. Freddo, fresco, bello. Buono. Così dentro proprio latte, vaniglia. Pensa tipo al limone, tipo delizia al limone, mamma. Io spero che lo faranno, perché considera che di quelli là vecchi hanno fatto tantissimi altri gusti. È buono. È leggero, fresco, cremoso, bello. Vedi, il cioccolato cambia completamente. Io preferisco vaniglia. Tu? Però? Questo pure è buono, però? Se dovessi scegliere... Cioccolato? No, no. La mousse. È la mousse. La mousse è particolare. È buono, buono, si sente di più la vaniglia. No, ma pure la consistenza, si avvicina molto di più alla panna cotta, è proprio un'altra cosa. Comunque, ragazzi, la verità è che Hermann non mi ha mai deluso come marchio, è sempre stato un ottimo marchio e secondo me con i nuovi gusti che sono usciti li ha rivoluzionati completamente, infatti sta pure arancia. Quindi, consistenza top, veramente. Vediamo, veramente super, non sembra super, super. Buono, raga, acquistateli, quindi vado a prendere un attimo quei cose che vi ho detto prima e li proviamo. Nel mentre che aspettiamo che arrivi anche lei, ho questi altri qua, che sarebbe, io ho preso due gusti yogurt e questo dovrebbe essere cookies, perché c'è anche un altro tipo cioccolato al latte, ma io non l'ho preso. Quindi crispy ball, sì, penso di sì, high protein. Questi sono comodi anche in uno yogurt greco, ci mettete giusto due gocce di dolcificante, una goccina e ci mettete questi crispy ball sopra per mangiarvi qualcosa di diverso. Questo snackino qui costa all'incirca sui 3,50€, costa abbastanza e per 90 grammi, quindi parliamo di tutta la confezione, ha 486 calorie, 28 grammi di grassi, carboidrati 31, fibre 3,7, proteine 26. Quindi ragazzi, si tratta sempre di quei snack o una o due palline stop. Anche se spesso questi... Ah, la confezione è anche richiudibile. Ecco, lo sapete che mi sono dimenticata. Forse avrei preferito per i budini un tappo ermetico, anche quello lì di plastica, tranquilli, quella normali. Però secondo me è meglio. Mamma mia, adoro. Ecco.
insieme sicuramente. Oh, sono grandi. Ecco, tre ce l'ha. Ah. Ce ne sono tantissimi? Si vedono? Poco. Sì. Ok. Crunchy. Li ho messi in frigo, raga, per questi sono... Ma altrimenti si sciolgono. Yogurt. Ma vai, scortalo. Ah, sono... Per questo ho preso questi più particolari. Perché c'era pure al latte normale. Yogurt. Però voglio vederla dentro. Questo è lo yogurt greco. Cioè, alla fine a me... Sono sincera. Alla fine si sente sto... Yogurt. Alla fine io non utilizzo questi prodotti, li ho presi giusto per darvi una recensione, però sinceramente a mangiarmi questi preferisco più un budino del genere, io li chiamo così perché ho messo budini, oppure una barretta proteica, ecco. Non sono una persona che pure si fa lo yogurt, tutte queste cose, no. Però, niente di che. I valori sono simili. High protein crispy cookie. Eccolo qui. Che sostegno. Ah, ma già sono così, erano così schiaccianti. Pensavo si fossero disciolti. Biscotto, sai che sembrano? Go. I Togo. Guarda, assaggia. Non mi ispira, sai questo? Però niente di questi. Il biscotto dentro si sente, ma non tanto. Come i Togo, che poi a me non mi è piaciuto. No, niente di che. Però tra i due... Sapore. Tra i due sono più buoni gli yogurt. Questo... Ma sempre per lo stesso principio, raga, questi sono buoni sicuramente nello yogurt greco, un po' di burro di pistacchi sopra, così. Ok, dai, raga, alla fine la recensione principale era per recensirvi i budini. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io aspetto che arrivino tutti i gusti per fare un mega ordine di refrigerati, di prodotti refrigerati per farvi la recensione. Io spero, anzi ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!